Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Con una lettera il sindaco di Pescara Carlo Masci risponde alla collega di Ancona in merito alle nomine per l'autorità portuale di sistema. Masci chiede più attenzione per Pescara e l'Abruzzo. E intanto Marsiglio e Acquaroli, rispettivamente presidenti delle regioni Abruzzo e Marche, tentano una mediazione sui nomi. Il servizio di Alfredo Primante. Stiamo lavorando col Ministro e con il Presidente della Regione Marche per trovare la persona più adeguata, proprio anche nell'ottica di spendere bene le risorse che arriveranno. Il nuovo Presidente dell'Autorità Portuale deve garantire quell'equilibrio che fino ad oggi è mancato su tutto il territorio. Mentre i due presidenti di Regione Marche e Abruzzo, Acquaroli e Marsiglio, tentano una mediazione sulla figura del nuovo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, che sovraintende ai porti marchigiani di Ancona, Pesaro e San Benedetto e a quelli abruzzesi di Pescara e Ortona, il clima viene surriscaldato dalle parole del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che dalle colonne del Corriere dell'Adriatico ha parlato di manuale Cencelli per la spartizione delle poltrone e degli incarichi e di mire abruzzesi sull'autorità portuale. A stretto giro arriva la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci, che ricorda come in questi anni i porti abruzzesi abbiano faticato a crescere ed anche ad effettuare la regolare manutenzione, anche per le difficoltà e le lungaggini incontrate con l'autorità di gestione. Non posso che sottolineare il fatto che l'autorità di sistema è un'autorità che comprende non soltanto la Regione Marche o il porto di Ancona, ma anche la Regione Abruzzo con i porti che ha e che purtroppo è stata sempre considerata la Cenerentola, tant'è che il porto di Pescara oramai da circa 10 anni è inutilizzabile, i nostri pescherecci sono dovuti andare fuori da Pescara ad Ortona perché non riescono a rientrare nel nostro porto. Abbiamo oramai dal 2014 i fanghi prelevati dal fiume con il dragaggio che fanno brutta mostra di fronte al porto turistico e non riusciamo a farli togliere dall'autorità che deve farlo, quindi c'è una situazione sicuramente di trascuratezza. Il porto di Pescara a breve dovrebbe cambiare aspetto con circa 51 milioni di euro di interventi in cantiere. L'autorità di sistema, dice Masci, deve mostrare più attenzione verso gli scali abruzzesi con una visione complessiva di tutto il sistema del Medio Adriatico. C'è un tema di concorrenza tra i vari porti. Ma il tema di concorrenza intanto credo che non esista, perché nessuno vuole disconoscere il ruolo di Ancona e del porto di Ancona, che è un porto che ha una tradizione, una storia, una forza incredibile rispetto agli altri porti. Ma questo non vuol dire che gli altri porti non possano crescere in maniera adeguata per le necessità dei rapporti con l'altra sponda, perché sicuramente c'è possibilità per tutti i porti di lavorare, se sono porti che sono messi in grado di lavorare. Masci poi lancia la proposta di una sede dell'autorità anche a Pescara. Abbiamo delle difficoltà di rapporti purtroppo con l'autorità di sistema ad Ancona, tant'è che io rivendico la necessità di avere una sede distaccata a Pescara, perché i balneatori, i pescatori devono muoversi, devono andare ad Ancona quando potrebbero fare tutto a Pescara senza avere problemi particolari. Il Partito Democratico Abruzzese attacca la Giunta Marsiglio sulle politiche attive del lavoro. Secondo i DEM non sono stati spesi i fondi per assumere 260 persone ed aumentare gli organici esigui dei centri per l'impiego. Vediamo. Secondo quanto riportato da un articolo del Sole 24 Ore dell'8 ottobre scorso, l'Abruzzo, assieme a tutte le regioni del Mezzogiorno, è a quota zero per il potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego previsto dal governo Conte a seguito del varo del reddito di cittadinanza. In Italia sono state in totale 1.300 sulle 11.600 previste, quelle già eseguite. I fondi ci sono, dicono i consiglieri regionali del Partito Democratico Blasioli e Paolucci, che chiedono la convocazione di una commissione ad hoc con l'audizione dell'assessore al lavoro Quaresimale affinché vengano chiariti i motivi del ritardo nella pubblicazione dei bandi che potenzialmente dovrebbero aumentare l'organico oggi esiguo dei centri per l'impiego di 260 unità. Dal 2019 la Regione Abruzzo ha 22 milioni di euro stanziati dal primo governo Conte, a oggi siamo nel 2021, i bandi di concorso stanno a zero, zero bandi di concorso, zero assunzioni, se si esclude i 37 di categoria C, diciamo che sono però assunti con i fondi PON. Questo
Questo significa sguarnire ancora di più di quanto sono già sguarniti i centri per l'impiego, che ormai non riescono a fare più neanche l'ordinario, figuriamoci l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. C'è poi tutta la partita legata ai navigator. Sono 48 quelli attualmente al lavoro in Abruzzo per 20.000 percettori del reddito di cittadinanza. I loro contratti scadranno a fine anno e, se non saranno rinnovati, lasceranno ancora più sguarniti i CPI. Per loro si chiede una proroga o una riserva nei prossimi bandi di concorso, ma la carenza di personale rischia di pregiudicare anche l'arrivo di una parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli legati alle politiche attive del lavoro. Se entro il 2022 non sarà adottato e parzialmente completato dai centri per l'impiego il progetto GOL, che prevede 5 percorsi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati, i fondi europei non saranno accreditati all'Abruzzo. Perché rischia di trasformarsi invece in un autogol, perché a questo progetto e all'adozione di questo piano e soprattutto all'espletamento di questo piano sono condizionati i fondi del PNRR, la loro erogazione e la loro spesa. E diciamo, siamo veramente in grande ritardo. Una manovra da circa 27 milioni di euro è stata varata su proposta dell'assessore al bilancio Guido Liris dalla giunta regionale dell'Abruzzo nella seduta di martedì scorso, quando l'esecutivo ha approvato una variazione di bilancio finanziario 2021-2023 che consente ad alcuni settori chiave dell'ente di procedere all'utilizzo di ingenti risorse trasferite dallo Stato. In particolare la somma più cospicua, pari a 20 milioni e 147 mila euro, è destinata al piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici, scolastici ed ospedalieri. Nella delibera poi sono previsti altri 3 milioni di euro, tra gli altri interventi, derivanti da fondi PAR FSC 2007-2013 per la realizzazione del nuovo ponte di Castelnuovo Vomano sull'omonimo fiume e ancora 1,7 milioni dal Fondo Nazionale a sostegno dei maestri e delle scuole di sci per l'emergenza Covid. Si tratta di un provvedimento formale ma di importanza strategica, commenta l'assessore Liris, grazie al quale vengono sbloccate ingenti risorse per interventi cruciali. Gli ultimi episodi di movida violenta, soprattutto a Chieti Scalo, hanno portato il sindaco Diego Ferrara a firmare una nuova ordinanza. I locali dovranno abbassare le serrande a luna. Stefano Recanati. Nuova ordinanza per arginare il fenomeno della movida violenta a Chieti, che negli ultimi mesi ha creato più di un problema. Ultimo in ordine di tempo quello di alcuni giorni fa, quando intorno alle 4 di notte un ragazzo di nazionalità marocchina è finito in pronto soccorso dopo essere stato picchiato a sangue da una decina di persone lungo viale Benedetto Croce. Così l'amministrazione comunale, in accordo con il prefetto Armando Forgione e il questore Annino Gargano, hanno annunciato lo stop alla musica a mezzanotte e chiusura dei locali a luna per tutto l'intero arco della settimana. Sono successi degli episodi assai spiacevoli nel corso delle ultime settimane ed è ovvio che nelle ore notturne, probabilmente anche con un tasso alcolemico più elevato, è più facile che si verifichino. Noi dobbiamo essere al fianco delle forze dell'ordine, al fianco di quello che, ripeto, ci è provenuto dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dal Prefetto e dal Questore, e accanto alla garanzia di ordine pubblico abbiamo avuto anche il compito di fare in modo che questo provvedimento non danneggiasse il tessuto economico della nostra città. Riteniamo di essere riusciti a garantire entrambi gli aspetti e devo dire che dalle prime ore cittadinanza ha recepito positivamente questa ordinanza. L'orario di chiusura però sarà esteso alle 2 nel caso in cui i gestori provvedano autonomamente a far rispettare regole per evitare di nuovo episodi spiacevoli. È un modo per instaurare un meccanismo virtuoso che responsabilizzi i titolari delle attività e che faccia sentire tutti i protagonisti di uno stesso percorso. Garantire sicurezza non è soltanto un vantaggio per i nostri concittadini, ma è un vantaggio anche per i titolari degli esercizi pubblici stessi, perché attraverso la sicurezza loro cautelano la loro clientela e cautelando la loro clientela cautelano anche loro stessi. In occasione delle giornate europee delle fondazioni del 1 e 2 ottobre, la Fondazione Tercas organizza a Teramo due diversi eventi. La realizzazione di un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi, ferita dal terremoto, e l'apertura al pubblico di Palazzo Melatino. Tania Bonici Castelli.
Per la giornata europea delle fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Tercas organizza due eventi in città: la realizzazione di un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi e l'apertura di Palazzo Melatino al pubblico con performance teatrali in stile medioevale. Noi abbiamo scelto di realizzare il murales sul muro esterno della Noè Lucidi, che è stato toccato dalle tracce del terremoto, e infatti l'artista si è ispirato al tema del Kintsugi, quindi queste tracce, queste spaccature, queste rotture verranno decorate dai nostri artisti, proprio a dire che anche quello che si è rotto si è ricostruito con amore, con i metodi più giusti e più adeguati, può diventare prezioso, anche forse più prezioso di quanto fosse prima. La scelta di realizzare un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi, visibilmente toccata dal terremoto, utilizzando il Kintsugi, l'antica arte giapponese di esaltare le ferite, è un messaggio di ottimismo. Scegliere una scuola ferita dal terremoto è un grande messaggio. È un messaggio dal quale emerge con chiarezza che le ferite che purtroppo al nostro territorio sono state impresse da tante situazioni anche calamitose, insomma, tanti eventi che si sono succeduti, il sisma, da ultimo l'emergenza pandemica che stiamo ancora vivendo, ecco, le ferite possono essere superate solo esclusivamente attraverso la bellezza, attraverso opere e interventi che ci consentono veramente di reagire e rilanciare sulla nostra vocazione, che deve essere la vocazione alla bellezza, e passare soprattutto attraverso un messaggio che passa per le scuole. E poi si apre il palazzo. E poi si apre il palazzo, perché il 2 ottobre, per Invito a Palazzo, un'iniziativa che tutti gli anni porta le fondazioni di origine bancaria e le banche ad aprire le loro porte per permettere a tutti di godere delle opere d'arte che ospitano, quest'anno a Palazzo Melatino avrà un tocco speciale. Il nostro Silvio Araclio infatti ha curato la regia per delle installazioni, quindi figure storiche che richiamano appunto la storia del palazzo, quindi medievali e legate alle domus, si aggireranno nelle stanze del palazzo recitando alcune frasi. Speriamo in questo modo di coinvolgere anche i ragazzi, le scuole, proprio per rendere più viva e più vicina a loro, la loro sensibilità, la storia di questo palazzo, che è la prima erogazione che Fondazione Tercas dà al suo territorio. Assessore al bilancio uscente della giunta guidata da Mario Semproni, Gilberto Petrucci si candida a sindaco del comune di Penne, rappresentando la continuità dell'attuale amministrazione. Vertenza, Brioni e ospedale sono alcuni dei punti salienti del suo programma e della lista Penne Viva che lo sostiene. Vediamo. Ho 41 anni e una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, esperienza che mi ha consentito di amministrare negli ultimi 5 anni un comune che ho ereditato con tante criticità, in particolare con problemi di dissesto finanziario. Abbiamo fatto un programma interessante che ci ha consentito di risanare in gran parte il bilancio comunale. La sanità regionale, ma soprattutto quella nazionale, post pandemia ha mostrato dei limiti, va riorganizzata, va riformulata, e in Abruzzo noi abbiamo chiesto agli enti sovraccomunali, in particolar modo a Regione Abruzzo, all'assessorato regionale alla sanità, di potenziare soprattutto gli ospedali periferici, in questo caso gli ospedali che sono presenti nell'entroterra regionale della regione. In questo caso l'ospedale San Massimo di Penne, abbiamo chiesto e ottenuto la riclassificazione sanitaria con l'elevazione di ospedale di base con sede di pronto soccorso. È iniziato un iter amministrativo, ora attendiamo la certificazione presso il Ministero della Sanità e dell'Economia, certificazione che consentirà poi al Consiglio regionale di deliberare la nuova rete ospedaliera regionale. Per quanto riguarda la vertenza Brioni, noi non ci siamo limitati soltanto a dare delle pacche sulle spalle dei dipendenti o dei sindacati che sono impegnati in questa attività. Noi invece abbiamo fatto proposte importanti all'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo e all'assessorato alle attività produttive. Abbiamo proposto di istituire nel distretto Vestino, distretto tessile Vestino, un'area di crisi complessa, con lo stesso modello attuato nella Val Vibrata, perché crediamo che il costo del lavoro, la pressione tributaria presente sul costo del lavoro,
provochi un abbassamento dei livelli occupazionali, e quindi noi dobbiamo lavorare per ottenere un'area di crisi complessa, e lo faremo con determinazione. Dobbiamo puntare a riqualificare il centro storico, andremo a riacquisire al patrimonio dell'ente tutte quelle case abbandonate e poi li ridaremo in vendita ad un euro per incentivare la presenza di giovani nel nostro centro storico. E soprattutto con l'Università Gabriele D'Annunzio, la facoltà di architettura, abbiamo avviato un progetto per redigere il piano colore e il piano luce del nostro centro storico. Abbiamo tante idee, quindi chiediamo appunto un sostegno per realizzarle. Dal 1 ottobre via al bando per accedere alle agevolazioni TARI, a comunicarlo il Comune di Chieti, che tramite un finanziamento ministeriale potrà venire incontro alle esigenze di privati ma anche di attività con partite IVA. Vediamo. Grazie ad un fondo ministeriale di poco più di 1 milione di euro, il Comune di Chieti avvierà un bando che consentirà ad utenze pubbliche e private di avere agevolazioni sulla TARI. Un provvedimento che, come dice il sindaco, conferma la vicinanza a quella cittadinanza colpita maggiormente dalla pandemia. Capisco le proteste e molte volte anche il dispiacere di tanti cittadini quando si vedono ristrette la propria autonomia e anche le proprie finanze da provvedimenti che il Comune deve prendere, ma capiranno sicuramente che non sono provvedimenti fatti contro di loro e quasi per un senso di accanimento, ma solo e unicamente perché certe scelte sono obbligate. Le fasce in questione avranno dei criteri per accedere a queste agevolazioni. Per le domestiche è importante non avere un ISEE superiore a 10.000 euro, mentre per le attività con partita IVA si fa riferimento al calo di fatturato di almeno il 27% nel periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto all'anno precedente. Questo proprio per accogliere soprattutto le richieste delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto proprio di scendere, di abbassare questo limite in modo da coinvolgere la popolazione più possibile, è stato fatto, quindi veramente con sacrificio da parte dell'amministrazione, quindi cercando di accontentare il più possibile tutte le fasce. Le domande potranno essere presentate dal 1 all'11 ottobre. Facciamo un appello alla cittadinanza a seguire tutto ciò che è scritto nel bando, a che possano partecipare ed avere quindi le agevolazioni. Il tempo a disposizione è di 10 giorni, ci sono anche i CAF disponibili a sostenere e a dare una mano nell'espletamento di quelle che sono le domande, quindi ai nostri concittadini diciamo di seguire alla lettera ciò che è scritto nel bando per appunto accedere alle agevolazioni. Dopo l'edizione ridotta a causa Covid, grande attesa questo fine settimana a Pescara per il ritorno della maratona d'Annunziana. L'edizione numero 21 partirà come di consueto da Piazza Salotto. Il servizio è un'altra di quelle piccole grandi conquiste che l'era, potremmo dire, quasi post-Covid ci sta regalando. La Maratona di Pescara è riuscita a non fermarsi l'anno scorso, che era uno dei pochissimi eventi più importanti in Italia, ad andare avanti, ad attuare un protocollo che poi, devo dire, abbiamo dovuto raccontare in giro per tutta l'Italia, perché è stato veramente formidabile sia nell'implementazione sia nel risultato. Ricordo che non c'è stato nessun caso di positività, nessun tipo di problematica, si sono rispettati nonostante tutti i controlli e tutti i parametri. Quest'anno invece abbiamo, grazie a Dio direi, il problema inverso, perché tutta l'attività podistica, gli sport all'aperto individuale sono ripartiti, quindi abbiamo un sacco di concorrenza, ma ancora una volta continua a crescere nei numeri e diciamo nel gradimento. Novità di quest'anno? Ma tra le novità di quest'anno, lo voglio dire perché tanti ancora lo chiedono, abbiamo reinserito la staffetta che l'anno scorso avevamo dovuto togliere proprio per cercare di limitare le tante iscrizioni. Quest'anno siamo riusciti a reinserirlo, chiaramente peserà sul bilancio totale perché abbiamo dovuto limitare le iscrizioni sulla mezza e sulla maratona, però è stato veramente un bel reinserimento. E altra cosa molto bella che secondo me l'abbiamo provata l'anno scorso con numeri esigui, data proprio la, diciamo,
diciamo, l'andamento dell'anno scorso che era completamente diverso, e lo riproporremo quest'anno, l'anticipo della gara bambini e della passeggiata al sabato, quindi sabato pomeriggio a Piazza Salotto dalle ore 17 alle ore 18 ci saranno tutte le gare bambini e ci potremo finalmente dedicare, tutta l'organizzazione si potrà dedicare a fare il meglio per i nostri piccoli. Poi partirà la passeggiata che, ricordiamo, raccoglie fondi per ISAV e l'ILT. Domenica poi saremo tutti in strada per la parte agonistica. Quanti partecipanti sono previsti? Allora, il numero massimo è di 1000 persone per tutte le attività agonistiche, quindi maratona, mezza maratona e staffetta, e già da qualche giorno abbiamo raggiunto, difatti abbiamo chiuso le iscrizioni. Stiamo cercando di recuperare qualche chip, ma senza andare troppo oltre, perché è quello il numero per i quali gli spazi e anche l'organizzazione è pronta a sostenere un risultato che possa essere il migliore possibile. E siamo nella pagina dello sport. Due volte in svantaggio, in balia del Gubbio e del Furetto Arena che ne ha fatto a fette la difesa, il Pescara esce comunque indenne da Gubbio grazie alla doppietta di Luca Clemenza. Il 2-2 del Barbetti costa però il primato ai biancazzurri, staccati dalla Reggiana e superati dall'Ancona Materica. Il servizio di Paolo Renzetti e le interviste in ai due allenatori. In terra umbra il Pescara manca la terza vittoria su 3 in trasferta ed è costretto ad accontentarsi del pareggio al cospetto di un ostico Gubbio. Finisce 2-2 al Barbetti. In terra umbra l'11 Adriatico ha sofferto e rischiato anche di crollare, riuscendo però due volte a riprendere l'avversario. Con la Reggiana domenica prossima all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ci vorrà però un'altra partita. Auteri lancia a centrocampo Rasi per Zita e soprattutto in attacco a sorpresa Marilungo per Dursi. Torna Clemenza con De Marchi centrale d'attacco. In difesa c'è Frascatore al posto di Ingrosso. La squadra di Torrente in campo con il 4-3-3. Serata fresca in terra gubbina con i rossoblu che partono forte. Dopo due tiri dalla bandierina trovano al settimo minuto con un autogol di Drudi su tocco di Arena il vantaggio. Ingenuità grossolana del Delfino che incassa ancora un gol in campionato e che inizia male, così come è accaduto anche nel match con la Viterbese. La squadra di Auteri accusa il colpo al 12° e Arena ad alzare di poco sopra la traversa. La velocità e l'intensità dei padroni di casa mettono in evidente difficoltà gli abruzzesi, mai pericolosi dalle parti di Ghidotti. Al 27° Marilungo in area allarga troppo il compasso e mette la sfera al lato. Auteri sprona i suoi ragazzi. Al 37° Clemenza, al termine di un'azione confusa, riesce in area a due passi a toccare il pallone e a mettere la sfera alle spalle di Ghidotti. Ristabilita la parità al Barbetti con i biancazzurri che chiudono in crescendo il primo tempo che finisce 1-1. Nella ripresa al 10° Arena approfitta di una punizione non fischiata al Pescara e si presenta tutto solo davanti a Di Gennaro, mettendo però a lato. Al 15° Migliorini sugli sviluppi di un corner di testa sfiora il gol con Di Gennaro impietrito sulla linea di porta. Rischiano i biancazzurri in un avvio di secondo tempo troppo molle e così al 17° Memusciai va a toccare Arena in area di rigore con Moriconi che indica il penalty. Dagli 11 metri Cittadino non sbaglia per il 2-1 per il Gubbio. Nuovamente tutto da rifare per i biancazzurri ancora sotto e quasi impotenti al cospetto di un'Arena, giocatore che lo scorso anno militava in Serie D. Il Delfino soffre con Auteri che al 25° spedisce sul terreno di gioco di Ambo e Dursi per Marilungo e Rasi. Il Pescara passa così al 4-3-3 in un finale di partita che al 29° vede la parata di Ghidotti su conclusione a giro di Ambo. Spingono gli ospiti con Clemenza che poi al 32° si inventa un aerogol regalando alla sua squadra la rete del nuovo pareggio. Al 33° arriva il turno anche per Ferrari in campo al posto di De Marchi con i biancazzurri che spingono e con Zappella nel finale al posto di Clemenza come terzo attaccante. Non accade però più nulla con il 2-2 che fa scivolare il Pescara al terzo posto in classifica. Siamo stati bravi a recuperare questa partita perché non abbiamo mai perso la lucidità, abbiamo sempre provato a recuperarla sul 2-2 e non ci siamo neanche accontentati, quindi, ma sempre attraverso situazioni di equilibrio. Prendiamoci questo pareggio, adesso non andiamo a cercare sempre chissà quali problematiche, noi non ci dobbiamo far prendere da nessuna fregola, qua non sarà facile fare punti per nessuno, questo ve lo garantisco. E noi questo pareggio l'abbiamo ottenuto con merito, potevamo fare di più se avessimo evitato alcune cose, anche l'episodio del calcio di rigore che non ho visto ma che se l'arbitro ha dato probabilmente c'è, potevamo anche comportarci meglio ed essere meno imprudenti perché insomma l'avevamo stretto Arena, era chiuso, era murato in quell'azione.
però magari maldestramente abbiamo messo il piede, l'abbiamo toccato e l'arbitro ha concesso il calcio di rigore, ma non era una situazione pericolosa in cui eravamo scoperti. Dobbiamo migliorare l'attenzione su alcune cose che sono importanti. Due punti in meno per la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Faccio i complimenti, hanno dato l'anima, hanno fatto una grandissima prestazione contro la squadra migliore del girone. Abbiamo giocato alla pari, a tratti anche superiori a loro. Il primo gol è viziato da due falli, due, non uno, uno su una arena e l'altro su Boulevardi, e abbiamo preso gol. Poi dopo abbiamo speso tanto, alla fine eravamo stanchi e poi si è inventata una giocata straordinaria lì. Peccato perché meritavamo di vincere. E il Teramo rimanda di nuovo l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. A Lucca la squadra di Guidi strappa un pareggio per 2-2, decisivo l'ingresso di Cucurullo che ha siglato la definitiva parità. La vittoria della Fermana fa però scivolare il Diavolo all'ultimo posto con la Viterbese, squadra che il Teramo affronterà proprio sabato al Bonolis. Il servizio di Jacopo Forcella. Un pareggio a Lucca con tanti gol e probabilmente qualche rimpianto. Il Teramo torna dal Porta Elisa dimenticando il doppio stop con Vispesaro e Molese, ma anche con la sensazione che la battaglia toscana avrebbe potuto portare due punti in più. Guidi sceglie Azio Osmanovic a sinistra e Boa a destra, il resto è confermato, mentre dalla parte opposta Semprini e Fedato sono supportati da Gibilterra tra le linee per dar fastidio a quell'Arrigoni che ci mette 6 minuti per sbloccare la gara. Saia entra su Malotti e la punizione del capitano biancorosso bacia la traversa prima di infilarsi in rete, col pallone che entra ulteriormente quando Viera, un difensore lucchese, franano sulla sfera, ma la rete è tutta di Arrigoni. Diavolo in vantaggio, ma i padroni di casa ci mettono poco a riorganizzarsi. Semprini ci prova dalla distanza senza far male a Tozzo, molto più pericoloso invece al minuto 11 col colpo di testa imbeccato da Fedato, che l'estremo ospite tiene lì anche perché centrale. Al 12esimo è Eklu a girare alto un corner battuto da Benzaia, pallone sopra la traversa. Il Teramo fa fatica a ritrovare le distanze e in un minuto perde Soprano per un problema muscolare, al suo posto entra Bellucci e subisce il calcio di rigore che Taricone fischia senza dubbio alcuno per l'intervento in ritardo di Arrigoni su Semprini in area. Massima punizione indiscutibile, con Fedato che spiazza Tozzo e riporta il match in parità. La Lucchese continua a spingere, Benzaia però è ampiamente impreciso, minuto 33 quando prova la conclusione liftata da distanza siderale. Nei rossoneri è sempre Semprini il più pericoloso, al 39esimo gira ancora una volta centralmente di testa, un traversone dal lato destro del campo, l'ultima occasione del primo tempo è di Fedato che raccoglie un suggerimento di Eklu, chiuso male dalla difesa del Diavolo, ma il destro volante trova solo l'esterno della rete. Nella ripresa ancora paroni di casa con Gibilterra per Eklu, Tozzo e Piacentini ostacolandosi quasi lasciano strada libera alla Lucchese, che tuttavia passa al 56esimo sull'ennesima seconda palla. Stavolta Eklu controlla e lascia partire un destro che trafigge Tozzo e porta in vantaggio la Lucchese. Mazzata terribile per il Teramo che non si perde d'animo. Guidi inserisce Cucurullo e sarà la mossa decisiva insieme a Rillo, perché da loro passerà l'azione del pareggio. Entra anche Birligea per Rosso col 21 che va a fare l'esterno mancino, ma è Tozzo dover salvare i suoi sulla bordata ravvicinata, benché da posizione defilata ancora di Semprini. La reazione ospite al 73esimo con Bernardotto che fa sponda proprio per Cucurullo, diagonale che passa al lato di Coletta che tira un sospiro di sollievo, ma è l'antipasto del 2-2 che arriva al minuto 83. Rillo disegna una parabola perfetta da sinistra che trova l'inserimento proprio di Cucurullo, piatto destro che Coletta trova coi guantoni, ma la sfera impatta sul palo ed entra in rete per il primo gol tra i professionisti del giovane centrocampista. Lucchese all'86esimo pericolosa con il neoentrato Belloni, Frigerio lo pesca in area ma la traiettoria è imprecisa e fissa un pareggio che il Teramo conquista spezzando una serie di due sconfitte consecutive. I punti diventano 3 in classifica, il pericolo almeno per oggi è scampato, ma sabato la gara con la Viterbese al Bonolis sarà assolutamente da non sbagliare.
A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.